Buonasera, sono particolarmente felice questa sera di vedere tutta questa gente, perché la Galleria della Via degli Artisti, quando c'è tanta gente, diventa più bella. Io questa sera sono una direttrice artistica che non ha fatto nulla, nel senso che io quando ho proposto a Pino questo evento, che lui ha accettato con il garbo, con la cortesia e la sensibilità che lo contraddistinguono, e abbiamo cominciato a sentirci, a preparare. Giulio dall'America, che non è qui ma è come se fosse qui, è entusiasta di questa idea, è nata quella foto che voi conoscete, tutto, i preparativi andavano avanti. Poi a un certo punto io sono stata vittima di una congiura, mi hanno obbligata a mettermi da parte, perché la sorpresa deve essere anche la mia, quindi io oggi vedrò quello che vedete voi per la prima volta. E addirittura io ho insistito, ma addirittura sono stata minacciata di essere trasformata in Tina Pica, voglio dire, con tutta l'ammirazione preferisco essere Laura Principi. Quindi sono veramente contenta, emozionata e onorata di avere qui Pino, che è una di quelle persone, di quelle tante persone che io conosco continuamente, sia col mio lavoro che qui alla galleria. Conosco tante persone, però non tutte lasciano il segno. E Pino e Angelo Russo sono veramente due persone speciali, che hanno dato tanto, che hanno ancora tanto da dare, soprattutto hanno tanto da dire, e due persone che quando ci si incontra, anche si dicono due battute, sono comunque due battute che arricchiscono. Quindi grazie, grazie a tutti, e lascio la parola alla musica. Pino proprio ci ha fatto una sorpresa meravigliosa, devo dire. Però, siccome vedo tante signore, prima di iniziare a parlare di queste due opere,
qualcuno già l'ha riconosciuto qualcosa, poi magari ci sentiamo, ci interroghiamo. E siccome ci sono tante signore qui, vorrei approfittare, è stata la giornata internazionale della donna in questa settimana, e quindi volevo ricordare, facendo comunque gli auguri a tutti per la giornata internazionale della donna e non per la festa della donna erroneamente chiamata, quella noi diciamo che sarà tutti e 365 giorni dell'anno, speriamo, quindi volevo ricordare due donne, guarda caso, è un caso, tutte e due messicane. Una Elina Chauvet, e perché? Perché lei è quella che nel 2009, un artista, tra l'altro un architetto, che è l'artefice, avete visto in tutte le piazze la giornata della donna, ma ormai in tutto il mondo, mettono delle scarpe rosse da donna. Nasce proprio perché la sorella di questa artista fu uccisa dal cognato, quindi il marito ha ucciso la moglie, parliamo di un femminicidio, ahimè, purtroppo, e quindi lei, come simbolo, prese delle scarpe rosse da donna. Perché le scarpe? Perché le scarpe sembra che nei delitti sono quelle poi che rimangono sempre sparse, no? In giro. Prese queste scarpe rosse, 33 paia di scarpe, e le espose. Da allora, proprio per ricordare la marcia di queste donne decedute, e pensate, da allora in tutte le piazze del mondo c'è questa tradizione della scarpa rossa, oppure quando vedete il segno rosso, rimanda tutto a questo. L'altra artista famosissima, sempre messicana, e indovinate chi è? Ce lo dice la professoressa, chi è? La Frida. È la Frida, Frida Kahlo, che è il simbolo per eccellenza dell'indipendenza e della, veramente, della donna, perché tutta la sua storia è permeata proprio dalla libertà, dall'indipendenza, avendo avuto un marito abbastanza pressante, e quindi lei in qualche modo è stata la sua altezza. Tant'è che spesso si dice, vicino a una grande donna c'è un grande uomo, qui si può dire anche il contrario di tutti e due, perché Diego Rivera era il pittore del regime, era famosissimo, e lei era una pittrice all'inizio, agli esordi, era giovanissima, c'erano più di 20 anni di differenza tra loro, e pensate che fu comunque un grande amore. Quando si sposarono, la loro famiglia, di lei soprattutto, disse, sembra il matrimonio tra un elefante e una farfalla, perché Diego Rivera era alto 2 metri, grosso, un po' un grezzotto, un po', e lei era esile, minuta, con dei problemi fisici, come tutti sapete. Scusate la parentesi, questo era per fare gli auguri alle donne, alle signore. Auguri. Veniamo ai quadri di Pino Fogesato. Vedete, nella storia dell'arte c'è stato un attraversamento che comunque ha sempre interessato il ritratto, anche la natura morta e anche, diciamo, delle scene che rimandano alla natura. Questi sono, diciamo, i tre esempi che comunque sono stati sempre nella storia dell'arte. Il ritratto addirittura parte dagli Egizi, quindi parliamo avanti Cristo, tanti anni avanti Cristo, poi fu ripreso dai Greci e poi ha sempre rappresentato nell'arte qualcosa che doveva tramandare i tratti, i lineamenti della persona e del soggetto che viene ritratto. Io qui vedo Laura Principi. È un ritratto però moderno, e ora andiamo, non è più il ritratto come nasce, perché che è successo? Sono successe tante vicissitudini, ma nell'Ottocento, 839 mi sembra, più o meno, fu inventata da un certo Daguerre in Francia la fotografia. Quindi da allora il ritratto ha perso un po' quella fisionomia, quella origine per cui doveva per forza necessariamente riprodurre tal quale il soggetto che era ritratto. A quel punto, con la fotografia, gli artisti hanno spaziato cercando anche, e guardandosi anche intorno, in quel periodo, fine Ottocento, iniziava anche la psicologia di Freud, di Jung, e pensate,
un accenno a questi due maestri della psicologia che comunque si sono interessati anche di arte. Pensate a Freud, che lui non amava affatto l'arte moderna, per lui l'arte era solo quella antica, perché diceva, sosteneva, che la produzione di materiale inconscio, lui l'inventore della psicanalisi ovviamente stiamo parlando, diceva e sosteneva che il materiale inconscio che veniva fuori, specialmente nei surrealisti, negli impressionisti, era un materiale tra virgolette malato, e quindi questi personaggi, secondo Freud, erano matti, quindi erano un po' folli. E lui, c'è da dire una cosa, Freud, che è stato comunque il primo, l'inventore della psicanalisi, Jung è stato un suo allievo prima e poi è un altro grande, diciamo, maestro che ha inventato la sua scuola, che fa parte della psicologia analitica junghiana. Jung, al contrario, viene definito l'artista, cioè lui definisce l'artista tutto in un modo diametralmente opposto. Jung è anche chiamato lo psicologo dell'anima e anche lo psicologo della creatività, perché diceva e sosteneva che in tutti noi ci sono dei materiali latenti che basterebbe porci dell'attenzione per tirarli fuori, per estrarli. E il materiale inconscio, lui è anche l'inventore degli archetipi, quindi questo modello che proviene dagli archetipi, possiamo trovare le fiabe, possiamo trovare la Vergine Maria, tutti simboli che sono riconosciuti universalmente da tutti. Quindi lui fu l'inventore dell'inconscio collettivo, per cui lui sosteneva che chi produceva delle immagini che venivano dall'inconscio le portava alla coscienza in un modo creativo, e quindi era pura arte. Vedete come c'è una differenza sostanziale? Prima di arrivare a Laura Principi o a Pino Fogesato, qualsivoglia, perché poi c'è la parte finale che è una sorpresa anche per Pino, e volevo parlarvi anche del ritratto che nel tempo, dalla letteratura, è stato in qualche modo, addirittura un romanzo c'è stato fatto, no? Il ritratto di Dorian Gray. Questo riguarda sia la psicanalisi, anche questo, però parla del ritratto. Dorian Gray era un ragazzo bellissimo, a Londra, inglese, e si fece fare un quadro, un ritratto, da un pittore molto famoso dell'epoca. Erano anche molto amici, e lui frequentava comunque quei salotti, diciamo, un po' bene della Londra, un po' danarosi, un po', come dire, dei dandi erano, no? E quindi fece questo ritratto, era talmente bello, che il pittore disse: guarda, ci ho messo l'anima per fare questo ritratto. Lui disse: io venderei la mia anima per rimanere sempre così. Che fece? Nascose questo quadro in una stanzetta chiusa e cominciò una vita dissoluta, fatta di tutto quello che si poteva fare e di più, nel peggio, non in una morale per allora giusta. E quindi che successe? Che il quadro che lui aveva, siccome aveva venduto l'anima e questo meccanismo era riuscito, il quadro invecchiava e lui rimaneva sempre giovane. Quindi più le faceva e più gli lineamenti diventavano brutti, orrendi, orripilanti addirittura, no? A un certo punto però si accorse che questa cosa era un meccanismo morboso e quindi voleva tornare indietro. Parlò con il pittore, lui ovviamente non lo approvava, uccise addirittura il pittore. L'ultima nefandezza che fece, e questo ritratto ancora più brutto, anche in un momento di rabbia, di impeto, prese un coltello e strappò la tela. Strappando la tela, caddero dei pezzi di tela a terra. Qualche giorno dopo, diciamo, allora c'erano dei governanti nella casa, entrarono nella stanza, trovarono un uomo vecchio a terra e il ritratto, i pezzi del ritratto, era giovane. Quindi è finito, diciamo, quel tipo di incantesimo.
Ma detta questa cosa sui ritratti, su quello che ha rappresentato un po' nella storia l'arte del ritratto, vorrei andare su questi due ritratti. Allora, il titolo della mostra qual è, Pino? Due quadri. Guardate caso, qui ci sono due quadri e tutti e due, guarda caso, io, sarà un caso, non lo è, non lo so, uno che rappresenta l'immagine con gli occhi aperti e l'altra con gli occhi chiusi. Fa pensare al giorno e alla notte, ai doppi, al dualismo. Quindi in questi quadri possiamo trovare tanti doppi, come i doppi sono tanti, no? Ci possono essere la bellezza, la bruttezza, l'inconscio, la parte cosciente. Tutti questi doppi fanno parte della nostra vita, e sempre Jung diceva che forse per vivere bene bisognerebbe integrarli, che la parte inconscia venga tirata fuori, portata alla coscienza, affinché nei quadri si può ottenere una bellissima riproduzione, e nella personalità significa star bene. Quindi il materiale che noi reputiamo brutto per noi, che releghiamo nell'inconscio, perché noi ovviamente mettiamo una maschera, Jung la chiamava proprio la maschera e l'ombra. L'ombra è la parte inconscia freudiana, la maschera è quello, la persona, quello che vogliamo far apparire che siamo agli altri, non quello che siamo realmente, perché quando uno si presenta vuole mostrare all'altro la parte più bella, vuole essere più bello, vuole che sia ammirato, perché questa è una, siamo esseri umani, no? Sono le debolezze umane che abbiamo, e quindi diventa una scena teatrale. Infatti Jung parlava proprio di teatro, di scene teatrali, così come sono scene teatrali anche i sogni. Quindi questi doppi ricorrono non solo nel titolo, ma ricorrono nei quadri, e qui in questo caso ce n'è un altro di doppio, guardate un po'. C'è la luna e il sole. Potrebbe anche sembrare una luna piena che siede allo specchio, no, mi sono informato. È il sole e la luna, i due grandi opposti, la luce e le tenebre. Bukowski diceva, non si può apprezzare la luce del giorno se non ci fosse la notte. Quindi sono due aspetti, uno è tetro, uno è solare, ma importanti tutti e due, perché uno rafforza il concetto dell'altro, e integrandoli viene fuori quella che è poi la vita. Pino Focheselto in questo quadro quindi non ha seguito i dettami prima dell'Ottocento della fotografia, ma ha fatto un quadro, una pittura creativa, dove ha messo anche dei simboli. Quindi la sua pittura diventa anche concettuale. Due simboli, un simbolo che vedo qui e un altro che vedo di qua. Questo è un fiore, altro opposto. Il fiore non a terra ma nel cielo. L'aria e la terra che si incontrano. Questa è una stella alpina. La stella alpina è simbolo di resilienza e di eterna giovinezza. Quindi evidentemente Pino ci sta dicendo che tende, non fare come il nostro amico inglese, tende all'eterna giovinezza, ma eterna giovinezza può essere anche di tipo artistico, e resilienza, che vuol dire la capacità di superare degli ostacoli nella vita, anche drammatici a volte, che possono avvenire, e anzi che avvengono a tutti, perché tutti avremo qualcosa che non va bene, tutti avremo dei lutti, tutti avremo purtroppo non solo cose belle ma anche cose brutte, però bisogna imparare forse a superarle in un certo modo, e lui le sublima attraverso l'arte, attraverso la pittura, attraverso la sua musa ispiratrice che è Laura, ma questo ne parleremo alla fine di Laura e Pino. Qui di nuovo mette, quindi rafforza il concetto della resilienza, vedete? Di nuovo la luna e il sole, gli opposti, quindi questa integrazione degli opposti di tipologia junghiana proprio è permeata la sua arte in questo momento da questo. E qui vediamo un tempietto, perché Pino proviene dalla nuova maniera italiana. Dalla nuova maniera italiana. Lui ha
diciamo, insieme ad altri che poi sono presenti qui, Talozza, Massimo De Angelis, vedo, fanno parte di quel gruppo che a Viterbo negli anni 70, no? Fecero parte di questo movimento che è anche nel 500 c'era la maniera, la nuova maniera, però questa è una nuova maniera, diciamo, ancorata più al territorio, da dove poi è partito un messaggio credo anche universale. E qui appunto abbiamo questi simboli e queste simbologie. Allora, quello che io mi chiedo, e chiedetelo anche voi, perché Pino, il grande Pino, ha voluto ritrarre Laura Principi? Io faccio delle ipotesi e non è detto che siano vere, e Pino mi può smentire, e in fondo anche poi nella psicologia c'è empirismo, non è matematica, sempre che 2 più 2 fa 4, quindi io azzardo un'ipotesi e dico che Laura intanto si chiama Principe, Pino tende a essere un po' principe, vabbè, che sia una bella signora, una bella donna, è oggettivo, che abbia un bel sorriso è oggettivo, e se io devo ritrarre qualcosa che in qualche modo interagisco, probabilmente lui ha voluto fare qualcosa che fosse sulla bellezza e ha scelto Laura probabilmente per la bellezza. Questa è la spiegazione ingenua, ce n'è un'altra più profonda. Più profonda? Questa è ingenua, però ci sta. Quella più profonda, sono entrambi professori di storia dell'arte. Entrambi hanno insegnato nella stessa scuola, credo. Sì. Giusto? Alcune ore mie sono passate a lei. Addirittura. Le ore che ce l'ho pensate un po'. La cattedra mia che è fatta più bagna. Quindi te l'ho scelto 6 ore. Grazie. Non so proprio. Sei ore settimanale. Quindi c'è questo aspetto. E anche un altro aspetto, però, siccome io li conosco entrambi, credo ci sia anche l'aspetto che hanno una vera passione per l'insegnamento e per dare qualche strumento ai loro ragazzi. Perché guardate, chi insegna, lo sa, qui ci sono altri insegnanti, un conto è far apprendere delle nozioni, e un conto è educare all'arte e forse anche in qualche modo incentivarli affinché qualcuno di loro possa diventare anche un bravo artista, pittore, fotografo, di qualsiasi disciplina, assolutamente. Quindi Pino, adesso andiamo all'ultimo posto, l'ho lasciato per l'ultimo posto io. L'animus e l'anima. Jung, sempre lui, scusate, lo cito, ma io, Jung è, diciamo, è un mio modello di vita, e quindi ho studiato molto la psicologia junghiana, per cui Jung per me è un modello. E quindi questi due opposti, l'animus, che è la parte maschile in una donna, e l'anima è la parte femminile in un uomo. Nessun uomo si scandalizzi quando si dice che ogni uomo ha anche una parte femminile. Non c'è da scandalizzarsi, perché la parte femminile è quella parte di dolcezza che magari fa fare la carezza a un bambino. Dice, ma è normale, forse oggi. Andate in qualche paese più del sud, forse di anni fa, dove un bambino non deve piangere, no? E veniva imposto questo modello, e quindi voi pensate che sofferenza in un bambino che invece il suo spirito, la sua voglia inconscia era quella di fare in un altro modo, invece doveva in qualche modo essere ubbidiente, addirittura si parlava di ubbidienza. Quindi c'è un trasferimento osmotico di osmosi che passa tra Pino e Laura, tra la parte maschile e la parte femminile. Caro Pino, io vorrei chiudere con questa parola. Il romanzo di Flaubert, Madame Bovary, lo sai che dice lui? Madame Bovary, c'est moi. Certo. Grazie.